Comincia domani 14 luglio la rassegna estiva di eventi culturali che animerà l'estate napoletana fino al 13 ottobre. Vedi Napoli d'estate e poi torni è stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo. Diviso per aree tematiche, il programma annovera concerti e spettacoli, ma anche un tour del giallo e un ciclo di iniziative collegate ad alcune feste patronali. Un viaggio a ritroso, cioè noi proviamo a ripercorrere la storia del giallo a Napoli, che poi è anche una storia importante, perché Napoli potrebbe tranquillamente rivendicare la paternità del giallo in Italia. Noi proviamo a ricostruire quella storia partendo dall'inizio, cioè partendo da Mastriani e proseguendo con Matilde Serao, Salvatore Di Giacomo, Veraldi e naturalmente il nostro Maurizio Giovanni. Nei secoli queste feste hanno rappresentato l'unica isola libera in cui i napoletani, nonostante le dominazioni, nonostante le repressioni, nonostante tutto quello che hanno subito, durante queste feste erano lasciati liberi di fare quello che volevano. Quindi canti, balli, banchetti, fuochi, passeggiate a mare, e riprendere queste feste è una scelta secondo me vincente, perché sia il turista che il cittadino in queste feste possono ritrovare l'anima, lo spirito napoletano. La musica napoletana sarà presente su tutto il territorio, da Enrico Caruso a Pino Daniele, dalle villanelle ai più recenti artisti del pop e del folk, incluse 111 esibizioni itineranti in diversi quartieri della città. Vogliamo far conoscere ai nostri turisti e, perché no, anche ai nostri concittadini zone della città che non sono note o zone della città che hanno avuto un rilievo particolare in questo periodo. Penso per esempio al Tour dello Sport, inviteremo i turisti a vedere i luoghi che hanno in qualche modo, che rappresentano la Napoli campione d'Italia. Poi facciamo anche dei tour dedicati al mare, perché naturalmente il mare bagna Napoli e le persone che vengono qui vogliono anche godere il mare. Poi dei tour dedicati al cinema, naturalmente ci saranno dei tour dedicati per esempio ai luoghi nei quali sono stati girati alcuni dei film più importanti, anche delle fiction più importanti girate a Napoli in un tempo lungo, non soltanto negli ultimi tempi.